ovvio che i soldi sono importanti, le utilità sono importanti, ma la felicità è altra cosa, perché mentre l'utilità è la proprietà della relazione tra la persona e la cosa, le cose danno utilità, la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona, che è il motivo per cui Aristotele diceva non si può essere felici da soli, bisogna essere almeno in due per essere felici, meglio se si è in tanti. Ecco allora che fare in modo che il lavoro dentro le imprese possa essere un luogo felicitante è una acquisizione recente, se vogliamo una scoperta recente, che dà la possibilità al nostro paese di contribuire a dare, non dico lezioni, ma a dare messaggi e soprattutto applicazioni concrete anche al resto del mondo. Il tema della felicità è tornato prepotentemente all'attenzione nei nostri paesi, soprattutto occidentali, dopo che nel 1974 l'economista americano Richard Easterlin scoprì per via empirica il cosiddetto paradosso della felicità. Vale dire che oltre un certo livello di reddito pro capite, ulteriori aumenti del reddito pro capite, anziché migliorare il livello di felicità, lo abbassava. Questa è la famosa, appunto, curva di Easterlin. Da allora è iniziato un vastissimo dibattito. E cosa si è scoperto, soprattutto nell'ultimo decennio, 10-15 anni? Che uno dei fattori determinanti il livello di felicità sono le condizioni di lavoro all'interno dell'impresa. Questo è qualcosa che non ci si aspettava, perché in passato si pensava che dopo tutto la persona che lavora è interessata a avere lo stipendio buono alla fine del mese. E invece si è scoperto che non è così. Oggi la sofferenza di tante persone è legata non tanto alla mancanza di reddito, questo ovviamente sto parlando dei paesi dell'Occidente avanzato, perché questo discorso non vale per paesi come l'Africa, l'America Latina e altri ancora, ma sono soprattutto le infelicità legate alle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa. E quali sono queste condizioni? Sono quelle imposte dalle imprese, perché la persona adulta spende 2/3 del proprio tempo di vita nel luogo di lavoro. Non ci pensiamo, ma a rifletterci è proprio così. Ecco allora che questa è la ragione per cui, ad esempio, gli americani già da diversi anni hanno introdotto nelle principali imprese il Chief Happiness Officer, cioè dire il dirigente capo della felicità, che è una funzione aziendale il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni psicosociologiche del lavoro. Allora, pensare a queste cose, ad altre simili, e calarle nella realtà italiana a volte viene quasi da sorridere, perché queste cose noi in Italia le sapevamo da tempo, almeno a partire dal 1700, quando il paradigma dell'economia civile ha cominciato a produrre i propri risultati. Ricordo sempre che il 1753 è l'anno in cui l'Università di Napoli istituì la prima cattedra al mondo di economia e si chiamava economia civile. E tutti i libri di economia in Italia fino all'inizio dell'Ottocento avevano nel titolo o nel sottotitolo del libro il riferimento alla pubblica felicità. Cioè l'economia la si studia e la si pratica per la pubblica felicità. Poi da allora le cose sono andate diversamente per ragioni che non è il caso qui di richiamare, ma oggi stiamo ritornando esattamente a questo. Allora, ecco perché pensare a imprese che magari senza avere fatto indagini di biblioteca hanno applicato, perché seguendo il proprio sentimento, il proprio sentiment, questa idea all'interno delle organizzazioni dove operano, uno degli esempi è quello della Loccioni, che è un esempio preclaro e notevole, apre la speranza, perché ci fa capire come queste scoperte di natura empirica legate al livello di insoddisfazione delle persone possono trovare rimedio. L'alternativa a questo è l'aumento delle psicosi, delle nevrosi, delle frustrazioni e soprattutto delle depressioni, come i dati epidemiologici ci confermano ad abbondanza. Ebbene, ho motivo di ritenere che su questo fronte l'Italia possa tornare a dare lezioni al resto del mondo.